Lucia, diciamo che in questi anni di crisi generale, mondiale, globale che è venuta fuori, ha portato un abbassamento dell'utilizzo, quindi della vendita, e a una perdita, niente, una perdita di numeri e quindi di costruzioni. Tutto quello che era a livello mondiale e faceva sopravvivere le aziende, di colpo ha bloccato il mercato ed ecco che ci si è dovuti incontrare e conglobare. Una volta negli anni 70 c'era la ditta che produceva gli scarponi, la ditta che produceva gli sci, la ditta che produceva gli attacchi, la ditta che produceva le piastre. Mano a mano che questa crisi è andata avanti, ha fatto sì che un'azienda che era fallita era stata acquistata dall'altra cosa e ha creato questi grossi gruppi, questi grossi nuclei che ci sono a livello mondiale. Per quanto riguarda in Italia, il mercato italiano di vendita di sci ruota intorno da 3 anni a questa parte sui 200.000 pari. I gruppi che si sono formati, in questo conglomerato ce n'è uno grossissimo in Italia che è formato da Tecnica Nordica e Blizzard. La Tecnica distribuiva in tutto il mondo la Völk, ha dovuto lasciare delle quote della Völk e della Marker, perché era inutile che comprasse un'altra che comprasse una ditta di sci quando aveva delle quote già in una ditta di sci che non era proprio la loro. E le quote lasciate dalla Tecnica e dalla Nordica sono state acquistate dalla K2. Quindi si sono formati da questa divisione, da questa separazione, due grossi gruppi, quello italiano, Tecnica, Nordica e Blizzard, che la Blizzard austriaca è stata comprata dalla Nordica, e K2, Völk e Marker. K2 di dov'è? Americana. Sono ed erano già esistenti due grossi gruppi internazionali, quello formato dalla Rossignol, Lange, Dynastar e Luch, e quello della Salomon, Amersport, società finlandese, Salomon, Atomic, Suunto, Atomic S, che poi è diventato Atomic Attacchi, e tutto questo si sono messi insieme e hanno creato. Questo perché? Perché per sopravvivere un'azienda di sci deve produrre da 1,2 milioni a 1,5 milioni di paia di sci. Se il mercato ha una richiesta di 5 milioni, 10 aziende non possono produrre da 1 milione. Quindi ecco che il gioco ha fatto che queste aziende si mettessero d'accordo su tante cose proprio per ridurre i costi di produzione del prodotto. Nel frattempo, con questo gioco, alcune aziende hanno spostato il loro polo produttivo in Cina. L'avrete saputo, ci sono delle aziende che fabbricano o fabbricavano prodotti in Cina. Questo ha ridotto la qualità del prodotto, perché in Cina non hanno un know-how come possono avere le aziende dove si fabbricava lo sci da 100 anni, 80 anni. Cioè, all'interno di un'azienda, a volte i posti di lavoro vengono passati e tramandati da padre in figlio. C'è una cultura, c'è un modo di fare le cose. Pensate un po' alle aziende che sono partite, sono andate in Cina, sono arrivate là e questi qui non sapevano neanche un momento di zappare, per dire. Quindi hanno dovuto prendere del personale che avevano in casa, portarlo su, cercare di insegnare, ma tutto questo, secondo me, ha fatto sì che dequalificasse il prodotto.